Per la lezione di oggi parleremo dei cicloni tropicali. Un ciclone tropicale è un sistema tempestoso caratterizzato da grande centro di bassa pressione, da numerosi fronti temporaleschi che producono forti venti e pesanti precipitazioni durante il passaggio appunto nelle aree coinvolte. I cicloni tropicali hanno origine in seguito alla liberazione da parte degli oceani di grandi quantità di aria calda durante le stagioni più calde, in particolar modo quindi durante la fine dell'estate. E si differenziano dalle perturbazioni delle medie latitudini proprio a causa dei meccanismi di formazione che li originano. Infatti i cicloni tropicali si formano vicino all'equatore a circa 10 gradi di latitudine da esso, muovendosi poi verso nord grazie quindi al movimento delle masse d'aria che dall'equatore si muovono verso l'emisfero nord oppure verso l'emisfero sud. E le perturbazioni delle medie latitudini invece si spostano per i movimenti delle masse d'aria da ovest verso est nell'emisfero nord e viceversa in quello sud. Nella prossima lezione parleremo delle scie di condensazione.